Sono Sergio Ariotti, sono un giornalista della televisione, della RAI nello specifico, e dirigo un festival di creazione contemporanea. Quando Caroline Bakarchev mi ha proposto, intimato di fare un intervento, le ho detto potrei parlare di Benjamin. E questo argomento è parso opportuno a Caroline. E quindi vi parlo di Walter Benjamin e del perché Walter Benjamin è giusto evocarlo in un luogo come questo, cioè in una galleria d'arte moderna. Perché è qualcosa di più di un critico, di un pensatore, di un intellettuale. È qualcuno che è stato molto vicino alla creazione artistica. Benjamin nasce a Berlino nel 1892 e muore suicida in Spagna nel 40, mentre stava scappando dal nazismo, mentre era a Portbou, voleva imbarcarsi per la Spagna per raggiungere Adorno e altri intellettuali europei che erano scappati in America. L'anno su cui vorrei soffermarmi in particolare è il 1933 e gli ultimi anni della sua vita, gli ultimi 7 anni della sua vita. Il 33 è un anno decisivo, drammatico per la storia europea, è l'anno in cui Hitler vince le elezioni e comincia la brutta avventura, l'incubo del nazismo. Il 5 marzo del 1933 Hitler vince le elezioni. Pochi giorni dopo l'incendio del Reichstag, che era stato provocato dai nazisti stessi per incolpare socialisti e comunisti di un atto di terrorismo. Il 23 di marzo Hitler fa approvare un disegno di legge che gli dà pieni poteri e qualche giorno prima Benjamin capisce che deve assolutamente scappare dalla Germania. Lui è ebreo, lui è un pensatore, diciamo, di area marxista, e il 17 marzo abbandona per sempre Berlino e va a vivere a Parigi. L'aria è diventata irrespirabile, scrive all'amico Gerhard Scholem. Ha paura di essere arrestato e tradotto in carcere. Va a Parigi, dicevo. Parigi lui la considera la vera capitale culturale del XX secolo, del XXI secolo anzi, e vi rimarrà per tutto questo tempo con dei viaggi a Ibiza, in Danimarca a trovare Brecht, in Italia a Sanremo dove vive la moglie. Si prenderà anche la malaria in questo periodo, perché a Ibiza allora ci si prendeva la malaria. Era abbastanza facile che potesse succedere. E la prima cosa che voglio segnalarvi è che nel 1935 scrive un'opera che è uno dei titoli più complicati da dire in tedesco, che è Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, che più semplicemente in italiano sta per l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. In quest'opera, che lui pubblica prima in francese, grazie alla traduzione di Klossowski, in quest'opera Benjamin in qualche modo dà della fotografia e del cinema un'immagine molto moderna,
La fotografia e il cinema in particolare, sono l'arte di quel momento. Sono l'arte che può comunicare alle masse in quel momento. E il cinema, in effetti, in quel periodo ha uno sviluppo, sostanziale, deriva dalla invenzione del cinema sonoro del 29, e tutti gli anni 30, contrariamente a quello che si crede, sono anni di straordinaria importanza per il cinema, anche per il cinema, ahimè, di propaganda come quello di Leni Riefenstahl o il cinema di propaganda in Italia, quello fascista. Bene, secondo Benjamin, il cinema ha un grande valore politico, un grande valore politico-educativo. È quello che avrebbe voluto dire al congresso degli scrittori, che si svolge proprio a Parigi, ma lui fu lì soltanto in veste di auditore, perché in definitiva Benjamin era un timido e quindi non. Tante volte non si faceva avanti, preferiva scrivere, preferiva una riflessione molto personale. Io credo che questo piccolo saggio sia il più importante saggio sul cinema come strumento di cultura di massa. Nulla era stato scritto fino ad allora di così importante come questo saggio. La tesi di fondo di Benjamin è che la grande popolarità del cinema sia da giudicare in modo estremamente positivo. Vero che si perde la sacralità elitaria della pittura e del teatro, Verfall, caduta, no? Ma tutto quello che si perde lì la si guadagna in efficacia educativa. Di Verfall der Aura, la caduta dell'aura, perché Benjamin pensa che un attore di teatro o un artista abbia rispetto a un attore del cinema un'aura, una specie di spiritualità disegnata intorno molto più efficace, ma insomma perdendo quell'aura guadagna in possibilità di essere un media il cinema. Chi è il suo grande interlocutore in quel momento? È Luigi Pirandello, che sarà premio Nobel nel 1934 e che invece mette in guardia tutti gli attori dal fare il cinema. Non fate il cinema perché il cinema vi riduce ad essere dei fantasmi proiettati su un lenzuolo sporco. Così dice Pirandello. Vi ruba l'anima. Ecco, Benjamin in termini molto pacati, si mette in dialettica con Pirandello e dice: no, no, non, voi non perdete l'anima, guadagnate in efficacia politica. 1940, segnalo una seconda opera fondamentale, importante. Passagenwerk, cioè i passaggi. È un'opera incompiuta, è un'opera frammentaria, è un'opera gigantesca in cui Benjamin parla di quelle arcate ricoperte di ferro e vetro, illuminate dalla luce a gas, arredate, decorate, piene di prostitute, piene di caffè, che sono i passaggi parigini. I passaggi parigini sono una sublime metafora di Benjamin per parlare del proprio tempo. È come se quei passaggi fossero l'incubatore di un'umanità nuova, di un'umanità del secolo più moderno della storia, almeno dal punto di vista di chi lo giudicava in quel momento. E mi si consenta di definirlo questi passaggi un'opera d'arte contemporanea, perché non hanno la caratteristica di essere un saggio, anche se ci sono delle parti saggistiche,
non hanno la caratteristica di essere un'opera letteraria, anche se ci sono delle parti letterarie, poetiche addirittura, ma è come se lui avesse voluto individuare degli argomenti, dei temi, delle immagini. Improvvisamente nei passaggi ci sono anche delle fortissime immagini, le avesse volute concentrare dentro un luogo, come fa un artista esattamente dentro un'opera d'arte, un'installazione, un dipinto. Chi era il personaggio principe dei Passagenwerke, dei passaggi? Era il flâneur, il passeggiatore. Quello che andava avanti e indietro, il passeggiatore professionista, dice Benjamin, che va in giro con la luce dell'intelligenza che gli permette di classificare, che gli permette di andare indietro nel tempo alla sua infanzia, ma ancora di più a certe infanzie della storia. Il vecchio flâneur va indietro verso la sua giovinezza. Il flâneur che ha nella propria indole quella di ricostruire pezzo a pezzo la storia va molto più indietro e viene soggiogato da un'ebbrezza, da un'euforia che è tutta culturale. Alla fine, stremato, va a casa sua e si trova a malpartito a casa sua e vorrebbe di nuovo uscire e di nuovo confrontarsi con l'esterno. Sono sempre del 1940 le tesi di filosofia della storia. Queste tesi vengono dopo una sua esperienza breve in un campo di prigionia francese, ormai i nazisti gli stavano addosso e in Francia c'è il governo fascista di Vichy. Lui viene catturato, portato in campo di concentramento. No, no, non è un campo di concentramento duro come i lager nazisti, ma per Benjamin, che anche di salute non sta benissimo, ha un problema al cuore, ha un problema di respirazione, è un'esperienza durissima. Quando viene liberato, scrive queste tesi di filosofia della storia che sono in assoluto insieme ai Passages, l'ultima opera che ha scritto. Ed è in questa che c'è. Lo dico con grande affetto, che c'è l'immagine fortissima che Benjamin lascia a noi, quella dell'Angelus Novus, cioè dell'angelo di Paul Klee che si volta verso le macerie e sospinto da un vento, poi vi leggerò la citazione esatta, e sospinto dal vento del progresso, mancano solo più 2 minuti, allora vado veloce, e sospinto dal vento del progresso e si trova a dimenticare tutte le macerie che ci sono, le macerie del nazismo ad esempio, dimenticare le vittime che ci sono state. E Benjamin ci dice: dovete assolutamente pensare a queste vittime. È un messaggio profetico che lancia al futuro. Questa tempesta, dice, lo spinge irresistibilmente nel futuro a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso è questa tempesta. Ecco, profezia. Vi dico per chiudere, credo di avere ancora un minuto, che è molto divertente la storia di Benjamin e di questo quadro di Klee. Lo comprò alla galleria Goltz di Monaco di Baviera alla fine di maggio del 21. Era ospite del suo amico Gershom Scholem. Vide questo quadro l'aveva già visto a Berlino. Decise di spendere tutti i soldi che aveva per comprarlo. Nessuno riuscì a dissuaderlo, ma veramente si ridusse male per questo acquisto. Lo lasciò poi all'amico, poi se lo portò a Berlino dove viveva con la moglie Elsa Burkhard e lo seguì sempre in tutto il periodo della sua vita. Questo quadro era il suo portafortuna fino al 1940, quando poi muore. Questo quadro lo eredita Adorno e lo regala poi ad una galleria importante di Gerusalemme,
viene esposto una sola volta al Zentrum Paul Klee di Berna, e viene mostrato a dimostrazione che è un po' un talismano. La galleria rimane aperta 24 ore su 24 e c'è sempre gente che va a vedere questo all'interno di una mostra interessante proprio sulle rovine della storia. C'erano anche delle biglie, delle cose di Hiroshima, e poi fu sostituito da una fotografia. Grazie.